Ecco, se facciamo un piccolo passo indietro, appunto nel 1992 l'equipe di ricercatori coordinati dal professor Giacomo Rizzolatti dell'Università di Parma si sono imbattuti, diciamo così, in cellule cerebrali del tutto nuove, sconosciute fino a quel momento. Sono stati loro gli scopritori ufficiali appunto di queste cellule cerebrali chiamate i neuroni specchio. I neuroni specchio sono come delle cellule motorie del cervello che si attivano sia durante l'esecuzione di movimenti di una persona, sia quando questa persona vede eseguire i movimenti da un'altra persona. Quindi diciamo così, queste cellule non fanno differenza tra ciò che faccio io e ciò che fa un'altra persona. Ecco perché è stata pensata questa scoperta, è stata ritenuta essere, ha ragione con tutta probabilità, come una specie di sacro graal delle neuroscienze, quindi una scoperta molto importante perché è ritenuta essere la base neuronale dell'empatia. Ecco, dell'empatia ci parlerà questa sera il nostro prossimo ospite. L'empatia, vi vorrei ricordare anche un'altra cosa molto importante, non è soltanto una predisposizione naturale appunto che è permessa anche da queste cellule cerebrali che ognuno di noi ha, ma è anche iscritta proprio nella lunga storia evolutiva della nostra specie e di molte altre specie. Allora diamo il benvenuto al prossimo ospite di questa sera. Oggi è venuto a parlarci di empatia Davide Fakeris, esperto in comunicazione empatica e non violenta. Buonasera a tutti, sono Davide Fakeris, sono molto felice di essere stato invitato dal movimento Zeitgeist, di essere qui questa sera, di vedere l'interesse per un cambiamento, lo sento in me, lo vivo in me fin da quando sono bambino, fin da quando sono venuto a conoscenza di diversità, di povertà, di bambini poveri, raccontava mia mamma. Poi crescendo nell'adolescenza ho incontrato anche il pensiero di Gandhi e mi ha fatto molto piacere vedere che Gandhi ispira un po' la serata di stasera con questa frase: sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo. E parto da questa frase con una riflessione: sii il cambiamento. Non c'è scritto fai il cambiamento, fai macchine ambientale zero. Forse la batteria. Fai case ecologiche, fai pannelli isolanti ecologici. Benissimo, io sono un grandissimo appassionato di bioedilizia, sono anche appassionato di meccanica, quindi mi piacciono tutti questi progetti, li apprezzo e penso che diano anche il loro contributo. Penso che non bastino. Sì, il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo riguarda qualcosa che c'è dentro di noi. Cambiare noi stessi per cambiare il mondo è stato il titolo della mia tesina del liceo, ispirata appunto da Gandhi. Poi ho letto un po' di storia di Gandhi e morto Gandhi, un sacco di musulmani e induisti del popolo indiano si sono ammazzati, si sono fatti la guerra. Si è cercata una strategia per risolvere il problema. Dividiamo il paese, musulmani da una parte e indù dall'altra. Così si ammazzavano nei viaggi verso la propria terra. E così si è distrutta un'economia, si è distrutta l'economia per esempio del cotone. A Calcutta, grande città industriale, si distrutta tutte le materie prime dal Bangladesh, si è tirato un bel confine, il Bangladesh, paese dei musulmani. Basta, chiuso il commercio. Così avevano in Bangladesh un sacco di materie prime e morivano perché non sapevano trasformarla o non avevano le risorse per farlo, e a Calcutta avevano tutte le risorse per trasformare la materia prima e non avevano più la materia prima. Allora cosa è cambiato? Troviamo soluzioni nuove a questo mondo che ha dei problemi, ma se non cambiamo noi?
Sono molto felice di aver incontrato sulla mia strada Marshall Rosenberg e il suo metodo, il suo linguaggio non violento, chiamato comunicazione non violenta, perché per me è stato lo strumento che mi ha permesso di aprire una porta al cambiamento, al mio cambiamento. Sono sempre stato mosso dai migliori intenti e penso che ognuno di noi è mosso da questi migliori intenti, solo che poi non riescono a sbocciare, a fiorire. Allora questo per me è uno straordinario strumento, lo pratico nella mia vita e lo diffondo, lo insegno, facilito, lo pratico nella mia famiglia, con me stesso e ne vedo tanti tanti frutti, sono felice di presentarvelo stasera brevemente per quello che mi è possibile fare. Voglio ringraziare anche un artista, Per Isern, che mi ha dato la disponibilità a usare delle sue immagini per la mia presentazione. Dove lo punto? Tasto della tastiera. Ok, bene, dove inizia la violenza? Inizia dove abbiamo ragione, dove ho ragione, dove ho il diritto che tu mi ascolti, tu sei obbligata a fare qualcosa. Se io ho ragione, tu hai torto. Ma tu non hai torto perché tu sei intelligente, puoi avere ragione, perché se no hai torto. Se non hai ragione, hai torto e perdi in questo mondo. Allora lottiamo per avere ragione. È tutto dentro di noi. Non siamo in una società cooperativa, collaborativa, perché pensiamo sia meglio avere ragione, perché altrimenti soccombiamo, perché il sistema è così. Ci frega. L'abbiamo imparato, allora per non farci fregare lo attuiamo anche noi. Si crea un sistema competitivo. Vincere, altrimenti perdo. Vincere per essere felice, altrimenti sono in balia di emozioni di dolore. Sono guidato completamente da questo. Va bene se ti piace. Vai. Si crea un sistema gerarchico. Io che ho ragione, che ne so più di te, che sono più bravo di te a gestire questa azienda, comando io e tu fai quello che dico io. Ok? Si creano i buoni e i cattivi, i normali e gli anormali, gli intelligenti, stupidi, i bambini bravi, obbedienti, i bambini maleducati. È piacevole la violenza poi a un certo punto, perché se sei un criminale te lo meriti. Chi di noi riesce ad amare in cuor suo i politici che fanno cose che non ci piacciono? Riusciamo a separare ciò che fa una persona dal suo essere umano, dalla sua energia vivente? Mi spiace un po'. Mi disturba leggermente anche. È meglio che sto qua fermo. Ok. Ok. Avanti. E questo è un sistema che impariamo a scuola, perché viene applicato a scuola. È importante che i bambini siano obbedienti, è importante che i bambini imparano un sacco di nozioni su come essere dei bambini bravi, ok? E obblighiamo i bambini a stare seduti a scuola, li obblighiamo con un sistema di premi o di punizioni. Diamo un buon voto o un cattivo voto in condotta. Tu meriti questo, tu hai la borsa di studio per il merito e tu hai un demerito e ti meriti di essere bocciato. Un sistema di premi e di punizioni. Veniamo noi stessi, quando eravamo bambini, noi stessi adesso nella vita, veniamo indotti a fare qualcosa da un premio, da un qualcosa che ci fa felici, per fuggire la punizione, la tristezza,
e viviamo spesso in balia o mossi dalle nostre emozioni. Mi piace questa immagine. La società, il sistema in cui siamo cresciuti, entra dentro di noi e ci crea questo schema di pensiero, questo schema del giusto e dello sbagliato, del ragione io e tu hai torto. Non sto colpevolizzando nessuno, sono anch'io in questo sistema, ho anch'io dentro di me questo schema e lo ripercuoto tante volte con molto dispiacere anche all'interno dei legami familiari. La società ci condiziona. A tutto questo è nato 8.000 anni fa con questo linguaggio gerarchico che abbiamo visto prima, questo linguaggio che crea la dominazione di alcuni su altri per accentrare il potere. I reperti storici e preistorici precedenti a 8.000 anni fa non rilevano alcuna traccia di violenza nelle comunità, nelle tribù, nelle società umane. Quindi la violenza, questo linguaggio, questo schema strutturale, relazionale, è un qualcosa di culturale, di artificioso dell'uomo, non fa parte della nostra natura. Nella nostra natura c'è un qualcosa che ci accomuna e c'è un qualcosa che può permettere questo cambiamento, arrivare a questo cambiamento dentro di noi. Questa società ci crea degli occhiali, dei filtri, degli schemi mentali, sono immagini con cui cerco di trasferirvi quest'idea, come filtriamo la realtà con questi occhiali. Io in questa immagine e poi in quella seguente, in questo non dialogo, in questo bla 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 bla, vorrei riportare un piccolo fatto che mi è accaduto mentre venivo qua. Qui a Milano ho sbagliato un attimo una strada, insomma, sono arrivato a un semaforo, ero sulla corsia di sinistra, quella che obbliga ad andare dritti o a girare a sinistra, e il navigatore mi diceva: no, prendi la corsia di destra. Allora, sai, sei nell'errore, no? Perché dovevi stare sulla corsia di destra. Metti la freccia e cerchi di imbucarti e qualcuno mi suona, ok? E subito cosa fanno i nostri cervelli in questo linguaggio? Subito, lui è un prepotente, no? Mamma mia, poteva aspettare un attimo, poteva capirmi. E io sono un imbranato. Ah, questo non sa neanche stare sulla corsia giusta. E viviamo così in una guerra per un semaforo. Piccole, costanti guerre quotidiane, e poi vogliamo creare una società diversa. Per me, se non cambiamo questo piccolo giochino che ci mette in guerra, questa energia che ci fa del male, questa energia che è un boomerang, questa energia che da dentro di noi lanciamo, ma ci torna addosso, e lo vediamo anche nella prossima diapositiva. I giudizi, lo stress, le colpe si accumulano qua nella pancia, creano le intolleranze relazionali e alimentari, i calcoli biliari, i cancri, malesseri fisici di tutti i tipi, perché viviamo nella pancia, non solo nella testa. Abbiamo anche altri organi, altre potenzialità che non sono solo la mente. La mente va messa in relazione con qualcos'altro che la natura ci ha dato e che ci può permettere in maniera appunto naturale di entrare in questo cambiamento, in questa nuova società, in questa rivoluzione culturale dell'empatia. Un mondo umano, se no che esseri siamo? Siamo esseri che dialoghiamo sull'esterno, sull'esteriore. Andare a toccare l'interiore fa male. Allora inseguiamo cose esterne, soluzioni pratiche, e vediamo un po' queste diapositive. Inseguiamo una soluzione tecnologica che ci può connettere, connettiamoci tutti con il telefono. Può diventare anche una schiavitù, può essere anche un mezzo per cui non ci connettiamo. Parliamo solo per messaggio e non sono più capace, perdo ancora un pochettino di terreno nelle mie capacità relazionali con gli altri. Allora,
Una delle riflessioni che porto è: gli strumenti tecnologici, le soluzioni pratiche, valutiamo bene dove si portano e cosa inseguiamo nella nostra vita. Siamo tutti esseri umani. Non sono venuto qua a fare un moralismo, non sono venuto qua a fare il discorso no, non va bene inseguire la casa, no, non va bene inseguire i soldi o l'automobile. Non è questo il mio discorso. Ma inseguiamo questi? È questo che ci serve a vivere meglio? Inseguiamo il successo? Perché inseguiamo il successo? Perché inseguiamo l'automobile? Perché inseguiamo la casa? Marshall Rosenberg ci dice: nessuno di noi è stupido. Stiamo inseguendo, stiamo cercando le cose che secondo noi sono quelle che ci possono fare meglio, ci possono fare star meglio. Cosa c'è dentro, sotto, nella nostra profondità che inseguiamo? Cosa c'è? La felicità? Questa è ancora una cosa che cerchiamo fuori. Inseguiamo il nostro cuore. Siamo venuti per un cambiamento. Ti invito per un istante a chiudere gli occhi e a fare qualche ampio respiro e appoggiare le vostre mani sulla pancia e a sentire il respiro, la vita, il movimento che c'è dentro nella nostra pancia. E quando volete, è proprio brevissima stasera l'esperienza. Anche io sono qua nella luce, voi nel buio, faccio anche fatica a entrare in una relazione così reciproca. Inseguiamo il nostro cuore. Possiamo passare da un prima in cui seguiamo il nostro cuore come lo pensiamo e non lo raggiungiamo mai, a un'ora dove il cuore è dentro di noi e riusciamo a contattarlo. Cos'è questo cuore? Marshall Rosenberg ci dice: il cuore, ciò che ci anima, sono i bisogni umani sono bisogni universali, sono quelle parola chiave, quella livello chiave che ci accomuna, è ciò che ci muove. Non c'è più il moralismo, non c'è più lo sbagliato. Cerchiamo di costruire delle case migliori, delle automobili più grosse, una casa più grande, perché cerchiamo di soddisfare i nostri bisogni. Ok? Io ho cercato di mettere la freccia a destra e di andare lì per il mio bisogno di agio, di scopo, di riuscire ad arrivare al mio obiettivo. E l'altra persona ha suonato perché voleva passare, perché guarda caso aveva lo stesso bisogno di agio probabilmente, lo stesso bisogno di scopo, di arrivare al suo obiettivo con comodità, con facilità. Allora se arrivo al livello dei bisogni riesco a capire cosa viveva. Aveva questo bisogno di agio, come ce l'avevo anche io, e a livello dei bisogni scompare il conflitto. Allora l'invito è quello di guardare, imparare a guardare il mondo con gli occhi del cuore, con gli occhi della nostra pancia che ha dei collegamenti biologici con la pancia degli altri. Veronica ci parlava dei neuroni specchio, neuroni cerebrali che riconoscono lo stesso vissuto, le stesse azioni che fanno gli altri, le riconoscono quando le facciamo noi. Ci avvicinano, ci mettono in una connessione. Le neuroscienze parlano anche di un campo elettromagnetico del cuore che si connette elettromagneticamente agli altri. Altro che connessione wifi planetaria. Questa è la connessione che cerchiamo. Questa è la connessione che può cambiare il nostro modo di vivere in famiglia, a scuola, sul lavoro, che può trasformare la società. Io lo dico perché lo vivo, questo è il mio vissuto, la mia esperienza. Non è facile applicarlo perché abbiamo tutto quello schema di pensiero. Il lavoro che vi invito a fare, che vi propongo, è un lavoro di cambiare se stessi. Come lo dice Gandhi, è facile leggere questa frase, a tutti piace. Qui dentro c'è un lavoro,
di trasformazione, di raschiare via come un archeologo la sporcizia dalla perla preziosa che c'è dentro di noi, questa sporcizia culturale, queste reazioni automatiche ormai, questo giudicarci. Io sono un'unità, uso la mia intelligenza mentale, non è da buttare via l'intelligenza, la metto in relazione con il mio cuore, divento un tutt'uno, divento una cellula potente, piena di energia vitale, mi trasforma questa cosa. Io non mi sono incazzato, non mi sono arrabbiato con questa persona che mi ha suonato, ho pensato che avesse dei bisogni. La mia energia è costruttiva, non mi sono intossicato di rabbia. Poteva durarmi un'incazzatura per 10 minuti perché uno ti suona e vivere male. Questo è il cambiamento. Io porto dentro di me energia positiva e la comunico all'altro, anche se non l'ho visto, anche se non ci ho parlato. Diffondo questa energia, vibro di questa energia. Entro in uno spazio in cui non sono più in balia di queste emozioni, come dicevamo prima, ma in cui arrivo a questo spazio dell'amore, della serenità, dell'armonia. Il lavoro che si riesce a fare con questo strumento della comunicazione non violenta è quello di rimuovere il software alienante che abbiamo in testa e ingrandire il nostro cuore. E vi assicuro che è contagioso, ve lo assicuro. Se io ho empatia verso di te quando fai qualcosa che non mi piace e te lo dico in certo modo, e se tu ce l'hai verso di lui, e se lui ce l'ha verso di te, e se tu ce l'hai verso di lui, di sicuro possiamo fare qualcosa di grande insieme, e se avremo delle difficoltà fra di noi, potremo risolverle in un modo costruttivo, non violento. Ma se stiamo facendo una casa ecologica e appena tu fai qualcosa che non mi piace, inizio a litigare, a avere difficoltà con te, a pensare che è meglio fare la finestra dove la penso io. Ho vissuto in dei progetti di comunità con altre persone, dove eravamo ancora dei baby pionieri dell'empatia e non avevamo questi strumenti. E venivano conflitti tra le persone meglio intenzionate del mondo a fare un ecovillaggio, un posto fantastico. E con l'empatia invece le cose possono cambiare. Fortunatamente ho avuto anche di queste esperienze e ne ho sempre di più. Può cambiare il rapporto scolastico, può diventare un rapporto reciproco e non gerarchico. Può essere una relazione reciprocamente educante e ci sono centinaia di persone formatrici di CNV nel mondo che stanno portando questo modello mutuale nelle scuole. Parlano da sole queste immagini per me. Imparo 2 cose fondamentali della comunicazione dal cuore, della comunicazione in generale, e imparo a farle dal cuore. Ascoltare l'altro. Se l'altro mi suona il clacson, imparo ad ascoltare il suo bisogno, non la sua rabbia, il suo bisogno di agio, lo vedo come una persona umana e imparo a esprimermi in modo costruttivo, ascoltare, ricevere un messaggio e emetterlo. Semplicemente questo. Cambiano i rapporti di potere, da un potere sugli altri a un potere con gli altri. Imparo a vedere cosa c'è dietro questo desiderio di avere una casa, un'automobile, dei soldi. Non è moralismo, non sto dicendo che sono sbagliati, ma imparo a vedere più in profondità, perché su un'auto potremmo litigare, su una casa potremmo litigare, ma sui nostri bisogni, nei nostri bisogni possiamo solo incontrarci. Idem per il successo. Se un mio collega punta al successo, mi nasce subito la competizione o vedo il suo bisogno? Possiamo lavorare insieme per il successo di tutta l'umanità, di tutto il pianeta, come diceva anche Guido dalla Chiesa, non solo dalla casa, non solo antropocentrismo, il successo di tutto, della vita. Dov'è la felicità? Ce l'ho. Non me l'ha scalfita uno che mi ha suonato il clacson.
Sono felice e continuo a essere felice. Questo trasforma il mondo. E poi anche senza confini, anche senza il cerchio. Tutti con il cuore e senza gabbia, in una libertà. Possiamo fluire a questo punto. A questo punto, se ti piace la finestra in un certo modo e vedo il tuo bisogno, sono più flessibile a venirti incontro. Fluiamo. Siamo tanti, diversi, belli, possiamo arricchirci. Questa è la mia esperienza. Siamo noi gli unici che possiamo rendere sostenibile la nostra vita. Se ci accorgiamo che dentro di noi, nei nostri cuori, cerchiamo tutti la stessa cosa. Grazie.